Gli antichi avevano una tecnologia che è una tecnologia precisa, che non si otteneva con i macchinari, si otteneva con la conoscenza dell'ambiente. Quindi loro, attraverso la pietra e la vibrazione della pietra, dell'acqua e dell'aria, riuscivano ad ottenere gli stessi risultati che oggi l'alieno ottiene con un aggeggio, con una macchina. La cosa che stiamo facendo ora è riuscire a cercare, attraverso una cosa che si chiama SAR. Il SAR è un radar, radar ad apertura sintetica. Dietro a questo nome complicatissimo, il radar dallo spazio, posto su un satellite, guarda all'interno della piramide. E stiamo scoprendo all'interno della piramide, con le vibrazioni che fa la piramide, delle cose strane che nessuno aveva scoperto. Spero presto riusciremo anche a pubblicare su giornali scientifici molto importanti. Noi sappiamo quasi tutto, ma in realtà molto poco, bene approfondito, sui fotoni, cioè sulla luce, sulla trasmissione del campo elettromagnetico, mentre è rimasto molto indietro tutta la scienza fononica, cioè il fonone. Che cos'è il fonone? È una, chiamiamola particella, che trasmette delle informazioni sonore. Quindi tutto ciò che vibra fisicamente vibra perché ci sono dei fononi che la fanno vibrare. La cosa interessante, su cui si basa probabilmente tutta la scienza del futuro e forse la scienza vecchia delle piramidi secondo me, è che se io prendo un fotone, sapete, il fotone va alla velocità della luce. Per raffreddare il fotone, per fermarlo, per bloccarlo, per farlo passare il fotone attraverso una marmellata fredda a meno 200 gradi. Il fotone entra nella marmellata fredda e trasparente, prima di passare di là si raffredda e comincia a rallentare. E succede una cosa incredibile: i fotoni scompaiono e compaiono dei fononi. I fononi hanno una massa e la marmellata si sposta perché c'è la pressione di questi fononi che fanno spostare questa cavolo di marmellata. Quindi il fotone si è trasformato in fonone. Il fotone è la particella che contiene le informazioni sulla luce. Il fonone non è altro che un fotone rallentato. Questo in qualche modo compare nei lavori scientifici. Ma il fonone è vibrazione. La vibrazione dagli antichi era usata come cura, come spostamento delle piramidi. Pare c'è una probabilità che le cose siano andate proprio utilizzando il suono. Scritto nei lavori scientifici, non gli egiziani hanno spostato i massi che hanno costruito le piramidi col suono, no, ma 5, 6, 7 lavori scientifici messi insieme ti mostrano come è possibile farlo con il suono. E questa è una cosa importante, perché la scienza ha dimostrato questo, c'è già scritto, solo che nella scienza ogni grande professore che ha un ego della Madonna si legge solo i suoi lavori, quelli degli altri non li legge, quindi non si sono accorti di aver già scritto tutto sui lavori scientifici. Quindi la vibrazione è fondamentale, perché noi riusciremo a spostare il materiale con queste tecniche, riusciremo a curare il corpo con queste tecniche, riusciamo a produrre una cosa che la gente non ha capito che cos'è: la memoria dell'acqua, questa cosa misteriosa, no? Che c'era un signore che si chiamava Benveniste, che era un chimico, che ha pubblicato un articolo, gli hanno fatto un culo a quei tempi, gli hanno dato del peracottaro tremendo, perché lui sostanzialmente sosteneva che se te metti un braccio nell'acqua e poi lo tiri fuori, l'acqua si ricorda che tu ci hai messo il braccio dentro. Non è così. Sono 2-3 premi Nobel che ora stanno riprendendo questi lavori. Pensate, le molecole di acqua sono fatte in un modo tale che, opportunamente lavorate con campi elettrici e campi magnetici, si mettono insieme in modo tale da costruire una molecolona fatta di molecole d'acqua indistruttibile. Allora, AUM nel mito indiano, che vi ricordo è il mito più antico disponibile su questo pianeta, perché prima di quello c'è stato il diluvio universale e è stato distrutto tutto. Ecco, la UM sono tre suoni, sono della A, della U e della M, che sono i suoni corrispondenti alla vibrazione di anima, di mente e di spirito, che insieme producono il suono della coscienza integrata, come la chiamo io, cioè l'essere umano che torna a essere una cosa sola. In questo contesto, quindi nel mito questo c'è scritto, facendo prove di laboratorio, noi riusciamo in qualche modo a verificare la presenza di queste tre entità che hanno tre vibrazioni diverse.
e ci possiamo lavorare sopra. A proposito di questo, ancora, vi sarete chiesti, quasi tutti lo sanno, no? La musica è una musica che noi ascoltiamo a 440 Hz, sì. La quinto è a 440 Hz, una volta era a 432 Hz, cioè una frequenza calcolata dall'antichissimo matematico greco Pitagora. Allora, in realtà l'universo, se voi andate a fare dei conti, scoprite che è fatto, che è sul 432, che è un numero molto importante. Non so, vi potrei dire che il numero di Nepero diviso 2π greco fa 0,432, ma è una delle decine di costanti universali. E il 432 è stato calcolato, io ho fatto un algoritmo abbastanza semplice che però mette in relazione in modo perfetto il 432 con pi greco, no? E quindi tutta la scala musicale che noi dovremmo utilizzare e che è fatta su 432, che in realtà è 431.8588 per la precisione, è una scala musicale che quando te la senti c'è qualcosa dentro di te che ti fa vibrare dentro. Perché? Perché tu, che sostanzialmente sei il creatore dell'universo, noi siamo i creatori dell'universo, riconosciamo in questo suono la nostra stessa creazione. Mi sembra bellissimo questo suono. Io ho provato una volta un pianoforte a 432 Hz, mi è capitato non mi capiterà mai più nella vita, perché ho fatto una cosa con Bollani, che è un grandissimo pianista di jazz, e lui si era fatto preparare un piano a 432. Allora, prima che arrivasse lui, io di nascosto mi sono gettato su questo pianoforte e l'ho provato. Mi posso assicurare che è una musica completamente diversa, un suono che ti entra dentro, ti fa vibrare fino all'ultimo pelo del buco del culo. Il problema del sintetizzatore è una cosa meravigliosa, perché il suono che riusciamo a produrre è bestiale. Si passa il tempo a sentire quel suono, come diventa, come funziona, se giro questa manopoletta un po' di più, un po' di meno. Però c'è un però. Purtroppo il suono analogico è un miliardo di volte meglio. Per quale misterioso motivo? Il suono analogico, ora non ve lo devo spiegare a voi, ma magari qualcuno non lo sa, funzione d'onda continua, cioè non c'ha dei pezzi di discontinuità, non sono dei quadretti come nel computer quando andate a vedere un'immagine che diventano tutti quadrettini piccoli, piccoli pixel. No, lì è una cosa unica. Da un punto di vista matematico vi posso assicurare che questo ha un effetto su una cosa che si chiama derivata prima della funzione, che è diversa da zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che se quando uno studia la matematica e le funzioni, scopre che la derivata, che è il cambiamento dell'universo in quell'istante, tu ascolti il cambiamento dell'universo. Il suono analogico lo puoi sentire così. L'altro suono, quello digitalizzato, non permette questo tipo di situazione. È l'autotune. E quindi è per forza di cose che quando si sente un suono analogico, per quanto la limitazione dell'elettronica, perché l'analogico andava a valvole, i ragazzi di oggi non sanno neanche cos'è una valvola, e poi sono venuti i transistor, poi sono venuti i microchip, ma la valvola permetteva ancora questo tipo di suono. E vi posso assicurare che al di là degli smanettamenti che oggi con grande facilità possiamo fare, però il suono analogico è qualcosa che ci mette in collegamento con l'universo. È come vedere una fotografia, facendo tutti gli ingrandimenti possibili non otterrai mai i pixel che si sbriciola l'immagine. E questo ti mette in contatto con il suono, ti mette in contatto con l'universo. La PNL, di cui magari se volete si parla un attimo, sì, è una scienza, programmazione neurolinguistica, che ti permette di sapere te cosa stai pensando senza che tu faccia niente e dica niente. Ecco, se io dico a molti di voi, pensate a un limone tagliato, una goccia di limone che scende, sentite subito il giallo, l'odore del limone, sì. E vi aumenta la salivazione in bocca. Sì. Ecco, c'è un aggancio, un link tra la sensazione e il ricordo. Quindi ascoltare un disco, anche che sia imperfetto, ci ricorda come tanti anni fa eravamo, e siccome tanti anni fa eravamo in un mondo migliore, questo la dice lunga sul resto. Dunque, questi sono studi che non evidentemente, per la importanza di modificare l'atteggiamento umano verso l'esterno, sono studi sostanzialmente che hanno fatto i militari americani, in quanto trovate brevetti di questo tipo, no? Ci sono brevetti per esempio di microchip introdotti nel cranio umano che producono suoni o producono idea di
di vedere uno slide show nella testa, e questi suoni producono alterazione della coscienza. C'è scritto sui brevetti, alterazione della coscienza. Quindi immaginatevi la pericolosità di questa cosa messa in mano del primo Hitler che passa da queste parti, del primo Mario Draghi che passa da queste parti. No, è pericolosissima questa cosa. Quindi perché questo ciò accade? Ciò accade perché noi siamo fatti d'acqua sostanzialmente, e il nostro cervello sembra di carne, ma la maggior parte è acqua. Le molecole di acqua sono come dei piccoli pendoli, sono dei pendolini, un ossigeno e due gambette che sono gli idrogeni, che sono due pendolini. Quando voi date una frequenza all'ambiente, i pendolini cominciano a oscillare tutti alla stessa frequenza, facendo una cosa che si chiama coerenza, cioè mettendo in coerenza le informazioni dell'esterno, portandole all'interno. In quell'istante te puoi portare all'interno del tuo cervello tutta una serie di informazioni che possono produrre alterazioni del processo coscienziale umano. Non a caso, per esempio, in Canada hanno usato, ci sembra di aver capito, dei cannoni che sparano suoni sulla popolazione incazzata, e questo ha prodotto dei gravi effetti, perché questi suoni ti devastano la testa, ti fanno impazzire, ti esplode il cervello solo perché tu hai sentito un fischio. No? Ma questo ha anche a che fare con l'adduzione aliena, ve lo ricordo, perché l'alieno introduce un microchip all'interno dell'orecchio esterno, destro se sei destro, sinistro se sei mancino, e c'è una ragione fondamentale, e da quell'orecchio parte un sibilo che ti fa modificare il tuo stato di allerta, e tu da quell'istante in poi non capisci più neanche dove sei e quanto tempo sei stato in quella situazione. Wow. Vedete che noi abbiamo sostanzialmente preso spunto anche dalla, ahimè, dell'esempio della tecnologia aliena per riprodurre sugli esseri umani gli stessi effetti, le stesse nefandezze che l'alieno fa su di noi. Tra parentesi, i miei studenti hanno preso come voto minimo 110 e lode tutti. Io però ho fatto anche un percorso sciamanico. Io mi ricordo sempre di una studentessa, stavamo facendo una tesi su un catalizzatore al nickel e non ci veniva niente. Questo così. Dovevamo ottenere un certo risultato, non funzionava una mazza. Io di notte mi sono sognato il catalizzatore, la molecola, mi sono sognato la reazione, io ero il pallone di reazione, il reattore, e lì ho capito dentro questo sogno come dovevano essere fatte le cose. Il giorno dopo torno in dipartimento, dico alla studentessa: guarda, perché non monti una reazione fatta così, così, così e così? Lei l'ha fatta, e dopo un po' di tempo torna e dice: sai professore, la reazione è misteriosamente venuta, come ha fatto a trovare queste strane condizioni di reazione? E io gli ho detto: me lo sono sognato di notte. Ecco, in quel momento ho perso 10 punti. Parte maschile e la parte femminile di noi, che non devono essere una demone dell'altra, non devono essere demonizzate, devono collaborare insieme. Io sono un maschio perché c'è scritto sulla carta d'identità, ma dentro il mio cervello c'è una parte femmina, che è la parte animica, che in ipnosi veniva fuori e parla al femminile. Pensate come funziona bene l'archetipo del nostro cervello: il maschile, lo spirito, la razionalità, il lobo sinistro, l'asse dello spazio, il femminile, l'asse del tempo, l'idea del sentire le cose, di non avere bisogno di una formula per spiegarle, ma di sapere che sono così a priori. La fisica quantistica moderna dice una cosa incredibile, e mentre la dico, dico tanto non ci crederà nessuno, però lo dice la fisica quantistica moderna: l'universo è non locale, cioè non esiste né lo spazio, né il tempo, né l'energia, ma noi vediamo tutto quello che ci appare intorno come se fosse un gigantesco ologramma, che noi stessi, non accorgendoci di ciò, lo creiamo. Quindi noi creiamo la nostra realtà quotidiana di tutti i giorni.